Non è stata una bella partita, una partita spezzettata, non degna di azioni manovrate di nota. Sicuramente poi le occasioni o diciamo così, le opportunità che si sono create durante i 90 minuti sono state ben poche, c'è chi l'ha sfruttata, vedi la Cavese, su un errore difensivo nostro, a mio avviso c'è stato un errore di reparto. E poi noi non siamo riusciti a raddrizzare il risultato, che secondo me se fossimo stati un tantino più accorti, più intelligenti, avremmo potuto anche pareggiare senza nulla togliere niente, senza nulla togliere la Cavese, che comunque ha dato qualcosina in più nel secondo tempo, ma era inevitabile che loro chiaramente volevano dare il colpo del capo e noi chiaramente volevamo cercare di raggiungere il pari. Questo non è stato possibile, pazienza, sicuramente c'è grande rammarico per il risultato, un po' meno per i risultati che abbiamo sentito, quindi questo ci lascia un tantino tranquilli ma non col sorriso sulle labbra. Si ritorna alla vittoria, che non era facile perché a livello anche psicologico, quando non vinci da due mesi hai quella pressione di dover vincere a tutti i costi, a volte ti può creare anche butti scherzi. Poi per quelli che magari mancavano pure, giocatori importanti che a noi quando mancano comunque, però sono contento della prestazione della squadra perché secondo me abbiamo meritato ampiamente e potevamo magari vincere anche con un risultato più rotondo. Non ho visto grandi parate di De Luca, quindi di questo insomma, magari c'è stato un pochettino più di possesso, loro che cercavano di trovare il varco giusto, però ripeto, io sono contentissimo delle prestazioni fatte dalla squadra e in particolar modo anche dai due esterni Bassi, Montagna, Manna, che hanno fatto una partita secondo me veramente importante.